Ma quindi fatemi capire, Matteo Salvini non può neanche difendersi. Quindi siamo arrivati al paradosso che prima un ministro viene mandato a processo, ed è una cosa a mio avviso indegna, per un atto compiuto nell'esercizio delle sue funzioni e viene mandato a processo con il voto al Senato anche di coloro che in quel momento erano in maggioranza con lui. Vi ricordate i grillini, Conte che alzava i cartelli, decreti Salvini, Toninelli che faceva i comunicati dicendo no, no, c'è la codecisione tra il Ministero degli Interni e il Ministero delle Infrastrutture, che era retto da Toninelli stesso, poi oppla, pigliano, votano e lo mandano a processo. Aspetta. Si arriva a tutta questa fase processuale, punteggiata da, scene, scenate. A un certo punto sembrava che dovesse andare a testimoniare contro Salvini pure Richard Gere e tutta la carovana delle ONG. Poi si arriva alla requisitoria e, il pubblico ministero chiede 6 anni, neanche fosse Salvini uno stupratore. Poi le parti civili, incluse associazioni che c'entrano fino a un certo punto con questa vicenda, chiedono un milione di euro, cioè una roba da pazzi. Salvini osa difendersi, cioè, è un cittadino che fa politica, fa un video dicendo: ma vi pare possibile che io sia colpevole di avere difeso i confini? Risultato: giornali di oggi, 3 giornali lo picchiano per aver osato difendersi. Quindi c'è il Corriere della Sera con Carlo Verdelli che dice: no, ma qui si va all'attacco dei pubblici ministeri. Ora, pare ci siano stati degli insulti, delle minacce nei confronti dei rappresentanti dell'accusa, e questo naturalmente non va bene, ci mancherebbe altro, ce ne dissociamo. Ma come fai a mettere questo sul conto di Salvini per il solo fatto che si è difeso? Ma Verdelli va oltre, dice poi, ha detto che non si dimetterà se sarà condannato. Ma scusa, perché si dovrebbe dimettere? A parte il fatto che una condanna sarebbe una cosa abnorme, ma uno si deve dimettere dopo una condanna in primo grado, dopo una vicenda di questo genere, cioè non combattere. Nemmeno, aspetta, che arriva la stampa a firma di Serena Sileoni che dice: ma qui c'è una mediatizzazione da parte dell'indagato. Ma scusa, abbiamo passato 20 anni a dire che c'era l'indegna gogna del processo mediatico, quello per cui l'accusa ti sbatte agli arresti domiciliari, tu non puoi dire niente, vieni per 1, 2, 3 mesi picchiato e intanto sei massacrato davanti all'opinione pubblica prima ancora che inizi il processo. Qua abbiamo un raro caso in cui la persona indagata cerca semplicemente di difendersi, di fare ciò che si deve in un processo, c'è l'accusa, c'è la difesa. Non va bene, la voce della difesa è troppo alta. Aspetta che arriva il foglio, devo dire più corretto degli altri, che pubblica ampi stralci delle tesi di Salvini e poi dice: ecco, queste sono le tesi di Salvini, per meglio contrastarle, e spiega perché vanno contrastate. Io vorrei capire, ma che c'hanno in mente questi come modello? C'hanno in mente come modello i processi staliniani che funzionavano così: c'era il procuratore che col dito puntato accusava il dissidente, il reprobo, quello che era caduto in disgrazia presso Stalin, eccetera, delle peggiori nefandezze, di tradimento del partito, di tradimento della causa rivoluzionaria, chiedeva condanne abnormi. Il povero reprobo chinava il capo e in genere si autoaccusava egli stesso di colpe non commesse e la questione veniva liquidata così. È questo che si desidera. Cioè, non solo nessuno ha espresso solidarietà a Salvini da sinistra per un processo che non avrebbe dovuto subire, ma adesso addirittura lo si bastona per il fatto che osi parlare davanti all'opinione pubblica e difendersi. Io dico che siamo impazziti. Uno può essere per Salvini, contro Salvini, per la destra, per la sinistra, per una politica o per l'altra sull'immigrazione, ma questa roba è leggermente obbrobriosa. Io mi sarei aspettato, speravo, di sentire una voce di sinistra che dicesse questo, due punti virgolette. Cioè, allora io sono Tizio, Caia, quello che è, sono di sinistra, non condivido la politica di Salvini sull'immigrazione, ma lo voglio battere alle elezioni e trovo invece ingiusto che venga attaccato per via giudiziaria. Si trova una persona nella sinistra italiana disposta a fare questo discorsetto di civiltà? Al momento no.